Due giorni fa avevano messo segno una rapina presso la filiale di Porto d'Ascoli della Banca delle Marche, portandosi via un bottino pari a 12.000 euro. La polizia però si è messa immediatamente sulle loro tracce e questa mattina all'alba gli agenti sono riusciti ad arrestare, in un albergo di Villa Rosa, i quattro responsabili. Si tratta di pregiudicati di origine calabrese dediti all'arte della rapina, sorpresi nell'hotel con tanto di abiti sporchi di fango, segno evidente di una notte trascorsa col malloppo fra i campi della Val Vibrata. Ora i quattro sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Castrogno, ma ripercorriamo nel dettaglio l'operazione nelle parole del dirigente del commissariato di San Benedetto, il dottor Marco Fischetto. Si è conclusa all'alba di questa mattina una lunga ma rapida attività di polizia degli uomini del commissariato di San Benedetto del Tronto, che ha consentito di assicurare alla giustizia i quattro rapinatori della filiale Banca delle Marche di San Benedetto. Il commissariato, oltre a consentire l'arresto dei quattro pluripregiudicati di origine catanese, ha anche consentito di rinvenire tutta la refurtiva, quasi tutta la refurtiva sottratta alla banca, e ottimi elementi e spunti investigativi per addebitare ai pendolari delle rapine, al gruppo criminale, per addebitare agli stessi il compimento di altre rapine consumate sicuramente nella nostra provincia, se non addirittura nella nostra regione. Sorpresi in un albergo di Villa Rosa con le valigie sul letto, pronti per darsi alla fuga e sentendosi ormai braccati dagli uomini del commissariato, che sono arrivati pochi istanti prima che lasciassero la stanza e a bordo della loro autovettura riprendessero la via per Catania.